terra di suono. Questo il significato originario del nome in lingua greca. Una valle piena, aperta. L'orizzonte è nascosto da sfondi sempre diversi. Le montagne, le colline, racchiudono e proteggono come un grembo i larghi spazi che tenderebbero all'infinito. A pochi chilometri da grandi città come Salerno e Napoli, Gifoni ha anche il privilegio di essere vicinissima alla splendida costiera amalfitana. I monumenti ed alcuni edifici esprimono una civiltà antica risalente al mondo preromano. Il ricordo di culti religiosi di epoche diverse si ritrova in basiliche del mondo romano come Santa Maria a Vico e in antiche chiese cattoliche come il convento di San Francesco, il convento dei Cappuccini, la chiesa di Carbonara e la chiesa di Catelde. La cattedrale dell'Annunziata conserva la reliquia della Spina Santa, il culto ancora oggi più sentito dalla popolazione. Gifoni è nota in Italia e nel mondo per la fama e il prestigio dell'omonimo Film Festival, l'unica e originale rassegna di cinema per ragazzi. Molti giovani di tutto il mondo hanno potuto conoscere e giudicare opere di registi provenienti da ogni parte della Terra, con la straordinaria opportunità di discuterne direttamente con loro. Maestri del cinema come Truffaut hanno lasciato a Gifoni vivissima traccia del loro passaggio. Comencini ha voluto girare proprio qui un suo film. Il verde domina il paesaggio in diverse sfumature, quello intenso dei boschi e dei castagneti, il verde più variopinto delle colture a frutta della vallata, quello più sfumato, tendente al grigio, degli oliveti di collina. Un parco boschivo di 3.500 ettari circonda la Cellica, il monte più alto degli Appennini. Il fiume Picentino, fulcro del primo insediamento cittadino, attraversa la valle. Torrenti, grotte e sorgenti si incontrano in ogni sentiero di collina e di montagna. Fontane tipiche caratterizzano ogni frazione e quartiere. Particolare quella vanvitelliana della piazza principale di Mercato, che distribuisce l'acqua pura delle montagne di Acerro. Il tradizionale e costante lavoro degli agricoltori ci regala lussureggianti frutti della terra, intorno ai quali si sviluppano attività di commercio e di scambio. Sagre e fiere di antica usanza e di grandi dimensioni vivacizzano ogni frazione. Una delle più grandi e remote è quella dell'Assunta di Santa Maria a Vico, dove ha luogo l'approvvigionamento di mezzi, strumenti ed animali necessari al ciclo produttivo dell'anno successivo. Si prepara così la produzione e la raccolta di ortaggi, frutta, castagne, nocciole, funghi e olive. Sopra la piazza Mercato si staglia la collina con il borgo medievale di Terravecchia, con le sue mura di difesa. Sul punto più alto, il castello di Roccato. La figura del gigante addormentato lascia immaginare la bellezza della costiera amalfitana. Dalla montagna alla vallata, verso il mare.